Una legge importante che ha sancito la donazione di sangue gratuita, anonima, non retribuita, periodica e responsabile, ma la cui piena attuazione richiede di essere completata superando alcuni nodi critici. Questo è il focus del convegno ospitato a Palazzo Lascaris e organizzato dall'Avis regionale Piemonte per fare il punto sul sistema trasfusionale italiano a 10 anni dall'approvazione della legge che disciplina le attività trasfusionali e la produzione nazionale di emoderivati.